Putin sfida l'Occidente. L'era dell'ordine mondiale unipolare a guida statunitense è finita, ha detto al forum di San Pietroburgo, parlando anche di sanzioni folli, sconsiderate e inefficaci contro la Russia. La UE ha perso irreversibilmente la sovranità, ha aggiunto nella giornata in cui Bruxelles ha espresso il suo sì allo status di paese candidato per Ucraina e Moldavia. Un passo che, ha sottolineato, non trova il Cremlino contrario perché l'Unione non è un'organizzazione militare. We want them. Tutti sappiamo che gli ucraini sono pronti a morire per la prospettiva europea. Vogliamo che vivano con noi il sogno europeo, ha affermato Ursula von der Leyen, vestita con i colori della bandiera ucraina in omaggio alla resistenza dimostrata dal paese guidato da Zelensky. Le note della versione ucraina di Bella Ciao hanno salutato anche l'arrivo a sorpresa di Boris Johnson a Kiev, accolto da Zelensky all'indomani del viaggio di Draghi, Scholz e Macron, al quale ha offerto addestramento militare, mentre la battaglia sul campo si fa sempre più aspra nel Donbass. Le truppe dell'Azoto di Severodonetsk cominciano ad arrendersi, dicono fonti russe. I bombardamenti sono ripresi anche su palazzi residenziali a Mykolaiv nel sud, dove si è tornati a colpire indiscriminatamente dopo un periodo di relativa tregua. Sul fronte opposto, Kiev ha distrutto un'altra nave russa che trasportava armi, missili e munizioni al centro di comando dell'Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Mi chiamo Alexander Druki e sono contro la guerra, dice il primo dei due combattenti americani fatti prigionieri a Kharkiv e apparsi nella notte in queste immagini diramate da testate russe. Oltre a loro c'è un terzo americano, anche lui veterano dei Marines, probabilmente diventato un ostaggio prezioso per Mosca. E arriva una nuova riduzione delle forniture di gas all'Europa, un taglio del 50% del flusso per l'Italia. Il nostro governo convoca un tavolo d'emergenza ma assicura che la situazione è sotto controllo. Da Gazprom nuovi tagli di fornitura all'Europa. Tagli consistenti, meno 50% all'Eni, azzerati quelli alla Francia, meno 60% alla Germania. Ma secondo Bruxelles nessun rischio immediato sugli approvvigionamenti. Non si ferma il ricatto energetico russo all'Occidente e Mosca minaccia. L'Europa avrà problemi in autunno ed inverno. I prezzi resteranno alti per anni. La mossa del colosso russo appare sempre più una ritorsione verso quei paesi europei in procinto di ricostituire le loro scorte energetiche in vista dei mesi più freddi. L'Italia valuta lo stato di allarme, il punto a metà della prossima settimana del ministro Cingolani. Il livello attuale di preallarme, il secondo di 3 gradi, prima dello stato di emergenza. Ma il nostro paese, a differenza della Germania, può contare sulle fonti alternative in arrivo dall'Algeria e dall'Azerbaigian e per ora, grazie anche alla stagione estiva, l'offerta supera la domanda. Prima di lasciare Kiev, lungo colloquio tra il nostro premier Draghi e quello tedesco Scholz per convincerlo ad imporre un tetto al prezzo del gas. La partita resta aperta. Quelle della Russia sono solo bugie. Il taglio di fornitura di Mosca, ha proseguito Draghi nel suo colloquio con il collega tedesco, è strumentale perché continua ad incassare gli stessi soldi se non di più. Per questo motivo il nostro capo del governo ha intenzione di rilanciare durante il Consiglio europeo, in programma giovedì e venerdì prossimo, la proposta di un price cap al prezzo del gas che ha subito nell'ultima settimana un rialzo del 43%. Il ministro dell'energia russo Alexander Novak ha affermato che la Russia è pronta a fornire all'Europa il gas di cui ha bisogno per riempire gli stoccaggi, a patto che non ci siano ostacoli politici. Mentre il presidente Putin, riguardo l'altra emergenza, quella del grano, accogliendo con favore l'invito dell'ONU per il dialogo sulla sicurezza alimentare, ha ribadito che la Russia non ostacola la fornitura di frumento dall'Ucraina e che le mine nei porti le hanno messe gli ucraini per bloccare lo sbarco dei militari russi. Intanto, dopo 2 anni di sanzioni, è pronto a partire verso l'Italia il primo rifornimento di greggio dal Venezuela, oltre 2,5 milioni di barili. Ucraini. Siamo ad un passo dall'integrazione in Europa, lo ha detto il presidente Zelensky nel consueto briefing notturno, confortato anche dalle parole del premier britannico Boris Johnson, che in Europa non c'è più, ma rimane un alleato fondamentale. Il processo sarà comunque lungo e se la guerra non verrà fermata prima avrà conseguenze catastrofiche, per ora annunciate e prevedibili, fra poco inevitabili. La crisi del gas, quella del grano che si porta dietro l'emergenza alimentare,
Tutto si gioca nel Donbass, spina nel fianco di due paesi, conflitto dimenticato che ha scatenato una guerra che si è allargata fino ai confini d'Europa, per poi tornare lì a martoriare villaggi semi abbandonati da anni. Intanto Olena Zelenska, la First Lady ucraina, parla al Guardian. Sono il bersaglio numero due per Mosca, denuncia, e non c'è da stupirsi, aggiunge. Poi ricorda come la guerra uccida due bambini al giorno e finora le piccole vittime sono 323. La trattativa potrà iniziare a fine agosto, dopo la controffensiva ucraina, dicono da Kiev. E al di là delle parole, sembra di capire che entrambi gli schieramenti sono al limite. Mentre arrivano notizie di decine di soldati che si arrendono da tutte e due le parti. E ci sarebbero molti più caduti al fronte di quello che le fonti ufficiali russe e ucraine ammettono. Mentre l'avanzata non si ferma, anche se non procede come il Cremlino aveva previsto. Ancora la regione del Lugansk nel mirino. Per controllarla è sempre centrale la conquista di Severodonetsk, dove ci sono civili intrappolati in una fabbrica. Da Mosca la promessa di aprire un corridoio per farli evacuare, a patto però di eliminare le postazioni ucraine a Lisichansk, cittadina al di là del fiume. Il tentativo dei russi, insomma, di arrivare a quello che non riescono a fare militarmente con la leva dei civili da salvare, per superare quel fiume baluardo di difesa o avamposto di un nuovo attacco. Per questo nessuno dei due schieramenti può rinunciarci. Onestamente, no, non pensavo che la Russia ci avrebbe invaso. Ho avuto la sensazione di trovarmi in una realtà parallela, come se stessi sognando una situazione surreale. Ha raccontato la First Lady ucraina Olena Zelenska in una rara intervista concessa al Guardian. Quando vedi i crimini russi, ti accorgi che forse sono capaci di tutto. Ora che sono passati più di 3 mesi da quel terribile giorno in cui è stata svegliata dal rumore delle bombe in lontananza, il marito Zelensky già sveglio e vestito nell'altra stanza e i loro figli in piedi, come se avessero già capito tutto, lei è tornata a vivere a Kiev, ma è tutt'altro che certa che la sua famiglia non sia più un bersaglio di Mosca. Sono state settimane di angoscia e paura. In tutto questo tempo lei, Krilo di 9 anni e Oleksandra di 17, separate dal marito in missione, si sono dovuti attenere a regole nuove, rigide, scortati in ogni dove da uomini della sicurezza. Mamma, voglio solo vedere i miei amici, non succede da così tanto tempo, ormai gioco solo con i cani e le guardie del corpo, mi ha chiesto mio figlio, ha raccontato emozionata Olena. Come lui e la sorella, milioni di giovani ucraini hanno perso parte dell'anno scolastico, con il conflitto che ha rinviato di oltre 2 anni dopo il Covid il percorso di studi. Tutti guardano con speranza al prossimo settembre, ma non è facile. Ogni ucraino, riconosce la First Lady, è sottoposto ad un enorme carico psicologico. Metà della nostra popolazione vive separata dalle proprie famiglie. L'obiettivo è battere i russi, ma quando la guerra sarà finita avremo bisogno di un grande programma per guarire l'intera nazione. Ufficialmente i tagli alle forniture da parte di Gazprom sono per lavori di manutenzione, come quelli annunciati dal 21 al 28 giugno sul gasdotto Turkish Stream. Nella realtà la strategia di Mosca, che da qualche giorno ha ridotto in modo corposo i flussi verso l'Europa, meno 50% verso l'Italia, comunica l'ENI, meno 60% la Germania, punta ad alimentare una spirale di prezzi alle stelle e approvvigionamenti a singhiozzo. Il costo del metano è balzato del 43% in una settimana, da 82 a 118 euro per megawattora, con un picco di 134. Il sistema italiano del gas regge. Per ora l'offerta supera la domanda e l'import dall'Algeria ha doppiato quello dalla Russia. Il disavanzo viene destinato agli stoccaggi, ormai pieni al 54%, e alle esportazioni, segno che non si è ancora in una situazione di emergenza. A metà della prossima settimana si riunirà il comitato presieduto dal ministro Cingolani, che potrebbe decidere di dichiarare lo stato di allerta, secondo di tre stadi, attualmente siamo in preallerta, se le forniture da Mosca dovessero continuare a scarseggiare. Lo stato di allerta innescherebbe una serie di misure, tra cui il razionamento a utenti industriali selezionati e l'aumento della produzione nelle centrali elettriche a carbone. Intanto volano i prezzi dei carburanti, anche il gasolio supera i 2 euro al litro. Federconsumatori denuncia un sovrapprezzo ingiustificato sui listini di 32 centesimi e chiede al governo un taglio più consistente delle accise. Lo scenario resta difficile e l'energia carissima per il centro studi di Confindustria. L'andamento del PIL incerto e molto debole anche per i rincari delle materie prime e la scarsità dei materiali con cui fanno i conti le imprese.
Bisogna tassare al 100% e non al 25% gli extra profitti delle aziende, chiede il segretario della CGIL in piazza oggi a Roma. Landini rilancia una vera riforma fiscale. Quella di cui si sta discutendo, dice, è una legge folle.